Benvenuti nella seconda parte del Porto Antico di Genova, il Museo Galata. Qua c'è un faro di quelli che erano sulle navi. Di qua c'è tutte le armature. Ve le faccio vedere bene. Vedete? Ci sono tuttissime le armature. Cioè, non tutte, però molte armature. Ci sono le due armature principali. Di qua si vede tutta la barca. Aiuto! Qua ci sono... ci sono due schiavi che portano un baule e di là c'è, ci sono i là dietro, qua c'è un soldato e là ci sono i tre piloti che segnano le rotte. Qua c'è un pezzo dove ci sono tutti i fumetti horror del mare, vedete? Qua c'è tipo la creatura della Laguna Nera, anzi il mostro della creatura nera. Qua c'è Attack of the Crab Monster. Qua c'è lo squalo. Lo squalo. Stiamo per entrare nella bocca di un capodoglio. Non sapevo che l'interno di un capodoglio fosse così. Qua c'è Ghost Ship e qua c'è Dead Ship. C'è una cosa in cui bisogna disegnare il tuo mostro, che c'è scritto qua. Disegna il tuo mostro e lascialo a noi. Qua c'è un modellino di una nave, cioè anzi di uno yacht, quasi. È carino. Mio papà e mio fratello sono crollati. Qua siamo per salire su una nave. Si va a salire qua. Aspettare fermi, me la dare il biglietto e rendere. Scusate, loro fanno un po' gli scemi. Qua poi dopo c'è la cabina del capitano. Vedete, qua c'è una parte della cabina dove c'è la roba da mangiare. E di qua c'è la cabina dove dorme. E di qua c'è l'entrata, che danno nei rotoli. Là ci sono dei denti di un megalodonte, ovviamente finti. Qua c'è un mare bello calmo. Ops, incominciano a venire un po' di onde. Aiuto, sempre più onde! Un uragano! Anzi, che uragano. Un vortice, un mulinello. Guardate che figo. C'è la nave che ci sta per finire dentro. E c'è il palo della nave che è finito dentro. Guardate che onde, sono gigantesche. Qua c'è una scialuppa di salvataggio. Vedete? Vedete, qua, là c'è un filo corrente per sopravvivere. E qua c'è una scialuppa. Immagino per due o tre persone. Tra poco entriamo nella sala della tempesta 4D, che ci sono già stato. E guardiamo se è ancora occupata. Vedete la luce rossa? Indica che è occupata. Se invece è libera diventa verde. Affronta una spettacolare tempesta 4D a bordo di una scialuppa. Non sapete quando stiamo aspettando. È una noia mortale ed è ancora rosso. Aspettiamo che diventi verde. Mi metto in pausa perché è una noia mortale. Là sopra, non so se lo leggete, no, non lo leggete, però c'è scritto orario spettacolo ogni 30 minuti, dalle 11 alle 12.30. L'ultimo spettacolo del mattino alle 11.50 e dalle 14, dalle 17.30. Scusate mio fratello. Dalle 12.50, scusate, e dalle 14 alle 17.30, sabato, domenica, festivi, ultimo spettacolo alle 18 e 18.30 e 18.45. So che non ve ne frega niente, però dobbiamo aspettare ancora 30 minuti, scusate. Metto in pausa. Siamo entrati in un posto bruttissimo. Che fico! Guardate, c'è un modellino. C'è un modellino di delle navi. Aspetta, questa qua si chiama Pierscafo e la doppia elica Siena. Questa qua si chiama Siena. Questa qua non c'è scritto come si chiama. Guardate che bella però. È fatta benissimo. Di qua siamo in una nave dove se ti siedi dovrebbe fare il rumore. Non va. Però vabbè. Fa vedere? Ah, che bello! Sembra vero! Poi di qua si passa. Stiamo facendo il giro al contrario perché abbiamo sbagliato l'ingresso.
Si sale di qua, come se fossimo in una nave degli emigrati. Si passa di qua. Qua c'è il refettorio dove si mangia. Vedete là ci sono le lettere. Ovviamente sono proiettate, vedete che là c'è il proiettore. Infatti vedete che ogni tanto lampeggiano, guardate. Vedete? Carissima Nicole, rispondo alla tua cara lettera che oggi è inquietante. Sarà una ventina di giorni, spedita dal fiume. Venite. Venite. Poi dopo di qua si passa di qua. Qua c'è il, un letto, c'è una camera degli emigrati che è ovviamente sbarrata. Ovviamente queste sbarre sono di legno. Scusate, sono clandestini, non emigranti. Mi ha corretto mio papà. Di qua c'è la cabina che dovrebbe essere, credo, la cabina del capitano. Qua siamo su un ponte. Come potete vedere, qua siamo su un ponte. Vedete? Siamo su un ponte della nave. Ovviamente è finta, Di qua c'è la sala del medico. Sto parlando sopra una voce registrata. Comunque, qua c'è la sala dove la sala delle operazioni degli infermieri. Di qua ci sono delle camere. Come vedete sono molto piccole e strette. È venuto il tramonto, guardate. È bellissimo, sembra vero. Di qua c'è un bagno. Come potete vedere qua c'è un bagno. È stranissimo, è un secchio. Anche di qua c'è la stessa cosa. E di qua ci sono i lavandini, anch'essi dei secchi. E non so se si aprono. No, non si aprono, infatti. Oddio. Di qua c'è Camerone C2. Dall'NI alla NII4. Alloggiamento C2. Vai, c'è la stessa. Mi sono appena accorto che abbiamo fatto il giro al contrario. Infatti qua c'è dove si lasciano i bagagli. Ciao! Basta! E basta te! Oh, silenzio! Basta! Ciao! Basta! Ciao! E fermo io però, c'è! Ma io però! Mamma mia, che giornata! Ciao! Sì, ma allora, io, avanti! Sì, vattene! Lei, Favorisco che te ne porto scorcia! Documenti alla mano, certo, che sto qua. Ora ci siamo divertiti un po' troppo. Qua c'è la scuola elementare Giuseppe Garibaldi. Qua ci sono i banchi, è piccolissimo questa classe. Siamo in un pezzo della città di Genova ricostruita. Qua c'è l'albergo Piemonte. Vedete? Caffè. Vabbè, c'è scritto una colonna lunga. Poi di qua c'è un quadro. E là c'è un signore che parla. Di qua c'è la veloce, è la biglietteria per una nave che si chiama La Veloce. Entriamo. Scusi signori, devo prendere una nave. Siamo tornati di nuovo qua. Stiamo per entrare. Purtroppo non posso farvela vedere.